Ciao a tutti, questo è un breve video tutorial su come utilizzare l'app MindMap. MindMap è un'applicazione web che permette di creare mappe mentali. Oltre ad essere un'applicazione web, è disponibile anche come Google App e come Chrome Extension. Non è necessario registrarsi per utilizzare l'app. Per prima cosa apriamo un browser web, cerchiamo MindMap e clicchiamo sul primo risultato che appare. Questa è la home page del sito. Per creare una nuova mappa mentale, clicchiamo su Get Started e successivamente su Create a New Map. Ora siamo pronti ad utilizzare l'app. L'app è molto intuitiva e offre tutte le funzionalità principali sulla parte alta della schermata. Nel caso l'utente abbia bisogno di spiegazioni più chiare sul funzionamento dell'app, sulla home page troviamo il link a una pagina dedicata ai tutorial ufficiali. In essa troviamo anche il link alla pagina Troubleshooting, dove si possono trovare soluzioni ai problemi più comuni riscontrabili sull'app. Questo è un esempio di mappa mentale, veramente molto semplice, e su questa mappa sono state utilizzate tutte le funzioni principali, diciamo. Cioè è stata inserita una root node, una child node e in questo caso delle sibling node, che sono queste tre funzioni qua in alto a sinistra. È possibile anche inserire delle immagini, cambiare il colore delle caselle e ci sono anche diverse altre funzioni che servono ad esempio per creare delle note su una specifica casella. Ad esempio, in questo caso possiamo inserire altri dati su questa specifica casella. L'app offre tre diversi tipi di account. L'account free non richiede alcuna registrazione, ma impone delle limitazioni sulla creazione delle mappe. Gli account a pagamento si chiamano Individual Gold e Domain Gold. I principali vantaggi del primo sono la possibilità di associare fino a 5 email all'account e la possibilità di salvare mappe grandi fino a 100 MB nello storage di MindMap. Il principale vantaggio del secondo è la possibilità di associare un numero illimitato di email all'account. Spero che questo breve tutorial vi sia stato utile. E grazie per l'attenzione.